Carissimi amici e amiche, benvenuti o bentornati alla 31esima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, che anche oggi intende approfondire, spiegare, circostanziare l'ultimo step di questo nostro itinerario, che è appunto la vita di cielo, che abbiamo già ampiamente introdotto. Abbiamo visto come la vita di cielo consiste, ecco, nella invocazione del Padre nostro, sia fatta la tua volontà, appunto come in cielo e così in terra, e che vivere la vita di cielo vuol dire fondamentalmente anticipare con questa conoscenza, non questa conoscenza, questa vita paradisiaca qui su questa terra. Perché nel cielo c'è la pienezza della beatitudine, c'è la pienezza della felicità. E la divina volontà, teniamo subito questo presente, non è altro che il principio di propagazione dentro e fuori della Santissima Trinità di quella che è la sua divina essenza. L'essenza di Dio è l'amore. L'amore è la sorgente inesauribile, sempre nuova, feconda, inenarrabile di ogni gaudio, di ogni felicità. Questo noi lo possiamo comprendere abbastanza facilmente anche a livello empirico, perché non c'è nessuno di noi che possa dire che non avverte un senso di gioia, di pienezza, di felicità quando in qualche modo si sente amato, e al contrario non avverte un senso di tristezza, di non appagamento, di non felicità, di bruttezza quando non si sente amato. Questo credo che è il linguaggio universale, penso che qualunque essere umano, ecco, a qualunque religione appartenga, a qualunque popolo, razza, lingua, tribù e nazione, ecco, se gli si dice questo, non può non essere d'accordo. Ora, tutti quanti noi però comprendiamo bene che la stragrande maggioranza degli esseri umani non percepisce niente dell'amore di Dio, o quasi, anzi. Molti pensano addirittura che o Dio non esiste perché non ci sono, scusate, segni percepibili della sua presenza, o addirittura qualcuno gli fa i processi al Signore, nel senso che lo accusa perché se esistesse tante cose brutte non ci sarebbero, eccetera, eccetera, no? Allora, cosa vuol dire vivere nella divina volontà? La volta scorsa abbiamo, per circostanziarci un po' come sempre, approfondito alcuni temi molto importanti. Abbiamo cominciato a introdurre questa vita. Quindi la fondamentale importanza di mettersi davanti a Dio, vivere sotto i suoi occhi, cercare anzitutto la sua volontà nella nostra vita, in tutto e per tutto, non accontentarsi di rimanere. Già è tanto, magari molti lo facessero ai 10 comandamenti, ma imparare a fare davanti a lui le nostre scelte, chiedergli cosa sia realmente gradito, imparare ad ascoltare la voce della nostra coscienza, imparare la preghiera profonda. L'ho detto la volta scorsa, che il compito di un buon sacerdote non è dare risposte o consigli precostituiti, ma è aiutare le persone a imparare a discernere la voce di Dio, responsabilizzarle, perché di quello che noi facciamo, ora se noi lo scopriamo volentieri e volentieri e di buon grado abbracciamo quello che comprendiamo Dio volere da noi, tanto di guadagnato, altrimenti al termine della vita terrena a Lui dovremo rendere conto. Teniamo presente che la nostra vita sarà tanto più felice in terra e tanto più beata in cielo, quanto maggiormente ci siamo adeguati a quello che Dio ha pensato per noi. Quindi diciamo che con questo incontro, la volta scorsa, abbiamo compreso, diciamo così, quanto sia importante imparare a fare la volontà di Dio, ma in tutte le sue sfaccettature. Le grandi decisioni, immaginate quanta gente che contatta me, povero sacerdote, con i problemi di questo periodo, con le grandi scelte dinanzi a cui tutti saranno adesso dinanzi, no? Con le leggi che stanno approvando, questo non è un mistero.
che devo fare, che non devo fare, che faccio, che non faccio, a destra e a sinistra. Io cerco sempre di dare criteri di discernimento, di aiutare la persona a mettersi davanti a Dio, di comprendere lei dentro certe realtà quali sono i divini voleri, di circostanziare le proprie decisioni all'interno di ciò che vive concretamente, di valutare il prezzo che è disposto a pagare se dovesse fare certe scelte, di chiedersi anche, perché su tante questioni a mio avviso conta molto il fattore fede, quanto uno è disposto ad abbandonarsi, a fidarsi del Signore, a mettersi nelle sue braccia. Come, devi perdere delle sicurezze? Certamente le perderai. E che rapporto c'hai tu con il nostro Signore? Cioè, tu pensi che il nostro Signore stia a guardare un figlio che magari accetta di perdere delle sicurezze o delle cose perché è convinto, è arrivato al punto che Dio gli chiede certe cose e quindi queste comportano dei sacrifici. Allora, com'è la nostra fede? Cioè, fede è anche intesa come abbandono, come consegnarsi nelle mani di Dio, come dire sì, Dio provvederà, Dio non mi abbandonerà, Dio non mi lascerà solo. La Sacra Scrittura è piena di queste cose. E Dio ce li chiede questi atti di abbandono. Questi atti di abbandono sono vivere nella divina volontà. Pensate quante volte i cristiani sono stati tacciati nel corso della storia di incoscienza. Faccio qualche esempio. Tra poco festeggeremo la festa di San Francesco. Ma San Francesco non è stato un incosciente secondo la mentalità del mondo. Che bisogno c'è di mettersi a fare quelle cose estreme? Dare via tutto. Scusate, pure i vestiti si spogliava davanti al vescovo e davanti al padre. Non voleva neanche toccare i soldi. I suoi frati, fino a quando San Francesco è stato vivo, non potevano possedere nemmeno i conventi, non potevano avere fissa dimora, non ne voleva neanche sentire parlare di queste cose. Allora, chi è che non lo tace? Ma come fai? Ma come mangi? Ma come campano i frati? Ma non moriranno tutti quanti di fame? Non so, nessuno è morto di fame tra i frati francescani, nessuno. San Francesco credeva nel Vangelo, perché se il nostro Signore Gesù Cristo ha detto non vi preoccupate di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che vestirete, lui si è inventato una forma di vita perché questo potesse essere vissuto. Noi oggi facciamo tutti quanti belli teatrini, no? Tutti quanti le nostre rappresentazioni pittoriche di San Francesco, Caruccio, che parla con gli uccelli, chi ci crede che ancora ci ha parlato, oppure che è diventato una sorta di antesignano o di testimonial di super ecologisti, ma a mio avviso, insomma, come dire, banalizzazione quasi ridicola, insomma, e quasi offensiva anche del grande San Francesco, no? Non era un incosciente, uno scriteriato? Ma scusate, una famiglia che oggi si apre alla vita, ma sapete quanta gente mi ha contattato nel mio ministero a dire: ma io pensavo, cioè, ci siamo aperti alla vita, abbiamo fatto il terzo figlio, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, e chi sono i primi che ci danno addosso? I nostri familiari. Dico: voi siete pazzi, voi siete incoscienti, che gli date da mangiare? Allora, Gesù nel Vangelo dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ma che razza di cristianesimo abbiamo fatto, io mi chiedo. Che razza? Qualcuno va anche a dire in giro che suggerimenti di che espressioni di questo genere, io spero che non sia vero. Spero che non sia vero, dico queste cose con il dolore nel cuore, mi si spappola il cuore. Perché qualcuno mi racconta che chi è che gli dà addosso e dice adesso basta però, sarebbero, facciamo condizione, miei confratelli. Sacerdoti di Dio Altissimo, persone che dovrebbero sostenere una famiglia coraggiosa che ha la fede e l'abbandono per fare scelte di questo genere, no? Ma che razza di cristianesimo ci stiamo creando? Ma che cos'è questa roba qui? Ma dove sta la fede? Allora, la divina volontà, vivere nella divina volontà, è chiaro che queste cose le esalta al top. Al top,
può la volontà divina a cui tutto è soggetto? Ma noi ci crediamo che a Dio, vi ho visto la volta scorsa, tutto è soggetto. Non è possibile che Dio abbandoni un suo figlio. Il profeta Isaia dice: anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti abbandonerò mai, ti porto tatuata sul palmo della mia mano. Ma può nostro Signore, un figlio che cerca la sua volontà, magari seppure sbagliato, forse non era la sua volontà, ma lui nel cuore era convintissimo che lo fosse. È un padre onnipotente, come diciamo nel credo. Ma che diciamo nel credo la domenica? Credo in Dio Padre onnipotente. Ma ci crediamo che Dio è padre che è onnipotente? Lo abbandona. Lo abbandona a se stesso, lo lascia morire di fame. Ma questo è un problema di fede, questo qui. E non bisogna mai blindarsi dietro il consiglio. Sono scelte che devi prendere tu. Nelle cose che sto dicendo, insomma, cioè, ci sono criteri di discernimento, no? Allora, questo è il primo step che abbiamo fatto la volta scorsa. Ora, diciamo che queste cose nella Divina Volontà trovano, come dire, i primi 10 volumi del Libro di Cielo. Gesù che cosa fa? Fa una sintesi portata però al top, quindi in cattedra, della spiritualità e dell'ascetica di 2000 anni. Queste cose più o meno negli scritti, nelle opere dei santi, erano state focalizzate. Cos'è quel qualcosa di più? Allora, quel qualcosa di più che si trova qui è appunto quel come in cielo così in terra. Allora, dal momento che la Divina Volontà in cielo è la fonte di ogni gaudio e di ogni vita, perché? Perché in cielo si trova essenzialmente, perché in cielo, in quello che noi chiamiamo cielo, quella abita. Il paradiso, nel paradiso c'è un grosso cartello che c'è scritto Fiat. Fiat significa, adesso lo vedremo questa sera, d'accordo? Fiat, cioè, è il regno della Divina Volontà, il paradiso, d'accordo? Quindi è la sorgente. Allora, qui sulla terra, dove non stiamo in paradiso, che cosa dobbiamo fare? Che cosa ha insegnato Gesù attraverso questi scritti? Dobbiamo imparare a raccogliere gli atti della Divina Volontà, che sono sparsi dappertutto, andarla a cercare, a conoscere, riconoscerla, accoglierla dentro di noi e farla vivere dentro la nostra anima, dentro la nostra vita, dentro tutti i nostri atti. Ok? Cerco di essere il più sintetico e il più chiaro possibile. Ora, quali sono i 3 grandi atti che ha fatto la Divina Volontà? Sono 3, non sono di più. Credo in un solo Dio, abbiamo detto. Padre onnipotente, cosa? Creatore del cielo e della terra. Il libro della Genesi, al versetto 2, ci dice: Dio disse, sia la luce, e la luce fu. 2 o 3. Aspettate che controllo, perché qui non vorrei lasciare poi ai posteri una citazione imprecisa. Non mi ricordo se è Genesi 1, 2 o Genesi 1, 3. E infatti è Genesi 1, 3. Dio disse, sia la luce, fiat lux è in latino. Ecco perché si dice sempre fiat. E la luce fu. Il primo atto della Divina Volontà fuori di sé. Tecnicamente in questi scritti si chiama il fiat creante, cioè la Divina Volontà esce fuori di sé e dà l'essere al nulla. La creazione significa creatio ex nihilo, si dice in teologia classica rei et subietti, creare dal nulla, dare l'essere evidentemente creato fuori di sé. E perché Dio crea? Per partecipare alla pienezza di vita, di felicità, di bontà, di bellezza e di tutto quello che possiamo immaginare che Dio è, fuori di sé, e addirittura darne la possibilità alle creature fatte a sua immagine e somiglianza. Noi ne conosciamo di 2 categorie, noi conosciamo con certezza gli uomini e gli angeli. Che ce ne siano altre sparse nell'universo, noi non lo sappiamo, non lo possiamo né affermare né escludere. Con certezza noi sappiamo che esistiamo noi e che esistono gli angeli, perché abbiamo gli angeli custodi, perché ci stanno i diavoli che sono angeli decaduti. D'accordo?
Questo è quello che Dio ci ha fatto conoscere anche attraverso la rivelazione. Altre cose potrebbero essere o potrebbero non essere, Dio non ce le ha dette e quindi ci stendiamo sopra un velo. Quindi, la creazione. Qual è l'altra grande opera che ha fatto Dio? Sono tre, eh? La creazione è un'opera che cioè non è che Dio ha detto sia la luce, in cui in questo momento che sto parlando, sicuramente Dio sta creando qualche anima, 100%, tanto per dirne una, perché sicuramente in questo momento qualcuno sta per essere concepito. Sia nel momento in cui sto parlando e chi ascolta la diretta, ma in qualunque momento saranno ascoltate questo mio passaggio, domani, dopodomani, tra un mese, tra un anno, puoi stare sicuro che mentre sto parlando Dio sta creando qualche anima, sicuro 100%. Quindi la creazione è un atto che è cominciato in quel fiat lux e dopodiché prosegue ininterrotto. Dio è potenza creativa ininterrotta e potenza di conservazione nell'essere, perché ciò che crea poi Dio lo conserva e non permette che sia sterminato. Come dire, la declinazione cristiana della massima di Einstein, nulla si crea e nulla si distrugge, nulla si crea è vero, perché nulla si crea da sé, ma noi dobbiamo dire che tutto è creato da Dio, quindi nulla si crea da sé, ma tutto è creato da Dio. Nulla si distrugge, sicuramente nulla Dio distrugge, Dio non distrugge nulla, e la prova di questo è che i diavoli sono tutti quanti ancora vivi. Cioè, le creature più pervertite che noi conosciamo e più perverse e che fanno il più male possibile immaginabile, Dio non le ha distrutte. Le ha messe in catena, ne ha limitata la portata negativa di azione. Un giorno, un bel giorno, saranno segregate nell'ultima fase della storia. Questo ce lo insegna la fede. L'inferno sarà chiuso. Ci resteranno i diavoli e i dannati, tappati lì dentro, facessero quello che vogliono uno contro l'altro, ma non daranno più fastidio a nessuno. Qui sulla terra, altro che fastidio, qui sulla terra è un tormento, specialmente di questi tempi in cui sono scatenati. C'hanno proprio, in questi tempi proprio stanno, viviamo uno dei tempi, qualche giorno fa è stata la festa di Padre Pio, non le dico io queste cose, non mi metto a fare il profeta di sventura, come qualcuno dice. Padre Pio disse, poco prima di morire, che i diavoli sono scatenati, non potevate nascere in un secolo peggiore e non vorrei essere nei panni dei figli dei vostri figli, cioè dei vostri nipoti. Padre Pio è morto nel 68, facciamoci un pochino di conti, ecco, quindi capiamo bene i tempi che stiamo vivendo, no? Ecco, quindi l'altra grande opera che Dio ha fatto, che la divina volontà ha fatto, è la redenzione, lo diciamo sempre nel credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Anche questa opera è caratterizzata da un fiat, perché l'incarnazione avviene attraverso il fiat di Maria. L'arcangelo Gabriele va ad annunciare, cosa risponde la Madonna? Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Quindi, questo secondo grande fiat, che ovviamente in segreto l'ha pronunciato il figlio, quando ha detto fiat al padre che gli chiedeva, noi usiamo questa terminologia, cioè qualche cosa del genere è successo, però non è che possiamo sapere esattamente cosa è successo dentro la Santissima Trinità, no? Sappiamo però che il padre ha inviato il figlio come salvatore, questo è sicuro, e che certamente l'ha fatto con il consenso del figlio, quindi il figlio gli ha detto fiat. Quel fiat del figlio riverbera nel fiat della madre, socia, strumento attivo nell'incarnazione e collaboratrice attiva anche nell'opera della redenzione. Si chiama tecnicamente il fiat redimente. E il terzo l'abbiamo visto la volta scorsa. Si chiama il fiat santificante. Dove lo troviamo? Nel Padre nostro. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Perché sia fatta la divina volontà, è necessario che l'opera della redenzione sia accolta, quindi vedremo tutti quanti i sacramenti, ovviamente a volo di Gabbiano, quindi che significa, quindi perché l'opera della redenzione è la prima
cosa che deve essere accolta, ma l'ultima sarà la pienezza della vita nella divina volontà, che ripristina l'ordine interrottosi dopo il peccato originale e ormai assente, diciamo così, dal pianeta Terra da più di qualche secolo o da più di qualche millennio. Quindi queste sono le tre, i tre luoghi dove andare a cercare la divina volontà. Allora, cominciamo dal primo. La creazione. Che significa andare a cercare la divina volontà nella creazione? Significa imparare a vedere in tutte le cose, come già dice il libro della Sapienza, la mano di Dio. Cioè, vedremo come tutti quanti questi passaggi, c'è uno step che già c'era prima che Gesù spiegasse qualche particolare ulteriore. Sia la lettera ai Romani che il libro della Sapienza, vado a prendere proprio le citazioni, la lettera ai Romani dice queste testuali parole al capitolo primo. Dalla creazione del mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate con l'intelletto, attenzione, nelle opere da Lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Questo è il libro, è la lettera ai Romani. Prima della lettera ai Romani c'era il libro della Sapienza, dove si legge: davvero stolti, capitolo 13, per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili, attenzione, non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice, pur considerandone le opere. Che significa? Significa che in tutte le opere che noi vediamo c'è la mano di Dio. In tutte le opere della creazione, dalla formica all'aquila, al cielo, la luna, le stelle, il mare, i boschi, le piante, i fiori. Pensa a tutto quello che vedi in giro. Te, il tuo corpo umano, le tue membra, le tue funzioni, l'atmosfera, la fisica, tutto quanto quello che dappertutto c'è l'artefice, c'è la firma dell'artefice. Prosegue il libro della Sapienza, parlando degli uomini stolti, ma il fuoco, il vento, l'aria, la volta, l'acqua impetuosa, i luminari del cielo, considerarono come dei reggitori del mondo. Queste sono le religioni, come dire, pre-ebraiche. Pensiamo a quelle del Sud America, no? Chi adorava il sole prendeva il sole come Dio, altre forme idolatriche, chi adorava il fuoco come Dio. Quindi la creatura che porta in sé del suo creatore, ma rimane creatura. Tu non devi adorare la creatura, dalla creatura devi elevarti a comprendere, a conoscere qualcosa del creatore. Proseguo la lettura del libro della Sapienza. Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Cioè, lo vedi quanto è luminoso il sole, quanto è bello il sole? E come sarà? Chi sarà? E come sarà chi l'ha fatto il sole? Lo vedi quanto è immensa la volta dei cieli? Oggi noi che siamo scienziati sappiamo che lo spazio è qualcosa di immenso, di infinito. Le galassie sono qualcosa di sconfinato. Ma, cioè, ma ne vogliamo parlare? E chi ha fatto queste cose? Come sarà? Difatti, conclude, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Questo si trova nella Bibbia, abbiamo visto due vasi, passi clamorosi dell'Antico Sapienza e del Nuovo Romani Testamento. Quindi non c'è niente di particolarmente nuovo. Cosa aggiunge Gesù in questi scritti? Aggiunge che, poi lo vedremo meglio, adesso però lo accenniamo perché vorrei prima fare una carrellata su questi tre Fiat. Aggiunge che tu devi imparare a vedere
non soltanto la bellezza e la potenza del creatore, ma l'amore del creatore in tutte le cose create. Questo amore devi imparare ad andarlo a prendere, quindi riconoscerlo e nutrirtene, farlo entrare dentro di te e ricambiarlo. Perché da questo scambio di amore la vita stessa della Divina Volontà, che ha fatto quello che ha fatto, comincia ad entrare misteriosamente, ma realmente dentro di te, e non solo attraverso queste operazioni che tu fai, comincia anche misteriosamente, ma realmente a diffondersi anche intorno a te, travalicando i confini del tempo e della storia. D'accordo? Ora, per imparare a fare qualcosa di questo gesto, si trovano negli scritti di Luisa uno scritto che si chiama Il pio pellegrinaggio dell'anima nell'operato del divin volere. Per la verità, questo è distinto in tre parti, perché ci sono dei passaggi che fanno questa operazione nell'opera della creazione, i passaggi intermedi nell'opera della redenzione, c'è qualcosa anche nel terzo fiat, che adesso tra poco vedremo, che è appunto quello contenuto nel Padre Nostro, che è il fiat santificante, è l'opera della santificazione. Passiamo al secondo, l'opera della redenzione. L'opera della redenzione è l'opera fondamentale, è un'opera divina, è un fiat divino, importantissima. Sono 2000 anni che la Chiesa vive nutrendosi dell'opera della redenzione e sfoggiando e sfornando una marea di santi e di martiri. Anche qui non stiamo a dare retta alle stupidaggini che dicono in giro, cioè, perché oggi si parla solo male della Chiesa, si parla degli scandali, si parla di tutte le cose che sappiamo, e vedendo anche un momento difficile che sta passando la Chiesa, si getta fango addosso a destra e a manca. Due cose. Numero uno, che la Chiesa stia passando un momento difficile, io sono anni che ne sono convintissimo, lo dico, l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, si vede, è sotto gli occhi di tutti, quindi non è un mistero. Ma Ci sono due ma. Numero uno, oggi nella Chiesa, così come sta ridotta oggi, così come sta messa oggi, ci sono tanti santi e sante, tanti, più di quanti pensiamo. Santi preti, santi frati, santi vescovi, santi cardinali, il Papa uno, quindi cioè, santi laici, santi laiche, sante ce ne sono. Non bisogna mai guardare soltanto le cose negative, mai. E nel corso della storia ci sono stati tanti momenti difficili, libri di storia curano di intrighi, di beghe, di intrallazzi, ma ci sono stati una caterva di fiodi, di fiodi di santi e di martiri, che sono il segno della santità della Chiesa e sono il segno che l'opera della redenzione ha funzionato, e se tu la fai funzionare dentro di te, cioè te ne nutri, tu diventi santo, mica per scherzo. I santi hanno fatto delle cose veramente impressionanti, degli eroismi veramente incredibili. Quindi bisogna imparare ad andare anche qui. Allora, la prima cosa che bisogna fare, qual è? Non c'è bisogno della Sacra Scrittura. L'opera della redenzione bisogna viverla. E come si vive l'opera della redenzione? Con i sacramenti, con la preghiera, con lo stare legati alla Santa Chiesa. Non si può fare Cristo sì e Chiesa no. Non si può fare io e credo in Dio e me lo prego a casa mia e ho una vita sacramentale completamente morta. Non esistono i credenti non praticanti. Oggi per la verità esistono anche i praticanti non credenti. Ne ho parlato prima. Che razza di cristianesimo stiamo mettendo in giro? Dove sta la fede? Anche da parte di chi? Di quei pochi che ancora praticano, mica tutti quelli che praticano hanno la fede, eh? Quelli che non praticano non ce l'hanno sicuramente, ma non tutti quelli che praticano ce l'hanno. E vedremo qualcosa di come non soltanto si gira nei sacramenti, ma come chi vive nella Divina Volontà prende il top dai sacramenti, il top. E infine abbiamo
Allora, anche per quanto riguarda l'opera della Redenzione, c'è un'altra perla particolare degli scritti del libro di Cielo e di Luisa che si chiamano Le 24 ore della Passione. Le 24 ore della Passione, faccio un cenno veloce, poi vi dirò quando concluderò queste brevi, massimo questa è la prossima puntata, non credo di parlarne di più, poi vi darò tutti quanti i riferimenti, devo andare ad approfondire chi vuole queste cose che sono qui semplicemente accennate. Le 24 ore della Passione sono di fatto la descrizione delle ultime 24 ore della vita terrena di Gesù. Però attenzione, non è una mera descrizione, non è una mera meditazione. È un modo peculiare, lo vedremo forse già stasera quando cominciamo a parlare dei giri, con cui ci si rende presenti a tutto quello che Gesù ha fatto per noi, impressionante, e se ne aspira, ma se ne proprio aspira. La vita, cioè quel fiotto di vita eterna, quella fonte zampillante per la vita eterna che è sgorgata durante quelle 24 ore che sono il culmine della vita eterna di Gesù, non ha sofferto solo lì, ma quello è arrivato proprio il top. Noi dobbiamo fare nostra in continuazione. Nel Vangelo di San Giovanni, chi beve dell'acqua che io gli darò, dice Gesù, diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Capite? Solo che bisogna andare a bere alla sorgente. La sorgente non può rimanere lì. Ecco, infine abbiamo le opere del Fiat Santificante. Le opere del Fiat Santificante sono quelle che ci portano verso la pienezza della vita nella divina volontà. Cioè a vivere come in cielo, così in terra. E cercheremo di vedere anche in modo particolare quelle forme particolari di preghiera che ci permettono di andare a fare il pieno di divina volontà in tutto. Perché essa, ripeto, fissi la sua dimora in noi. Faccia germogliare la sua vita in noi, facendoci vivere in maniera divina. Allora, apriamo la parentesi che ci tengo particolarmente del rapporto tra divina volontà e sacramenti. Ho già accennato qualcosa. Non esiste vita cristiana senza i sacramenti. Non c'è. E la prima cosa che la divina volontà vuole sicuramente è che i sacramenti siano tutti utilizzati al massimo e bene. Excursus rapidissimo, il battesimo. Cosa vuole la divina volontà sul battesimo? Per quanto mi riguarda, uno, che si ritorni alle antiche tradizioni. Il battesimo va dato il prima possibile. No, quando un figlio ora che pia marito o moglie, che espressione iperbolica per stigmatizzare questa prassi che c'è oggi, disdicevole. Il battesimo è più importante, cioè della data di nascita. La vita soprannaturale è più importante della vita naturale che papà e mamma mi hanno dato. Il male non va fatto sostare nella nostra anima. Che cosa ce lo devi far sostare a fare? Un bambino nasce marchiato da Satana, purtroppo, col peccato originale. Un bambino, recitiamo Padre Pio, la cui festa è stata fatta ieri, nasce schiavo di Satana, non è una metafora, purtroppo. E non va lasciato così a tempo indeterminato. Secondo, i genitori devono prendere sul serio l'impegno che si prendono con il battesimo, cioè che la prima cura che avranno verso i figli non è che mangiano, non è che si vestono, non è che vanno a scuola, che trovano un lavoro e che si sistemano. Devono farle tutte queste cose, i genitori, e farle bene. Ma prima di questo devono ricordare che un battezzato è un figlio di Dio, quella vita Dio gliel'ha data perché hanno fatto nascere una vita che non morirà mai. E devono portarla, devono aiutarla ad andare in paradiso. La fede si impara sulle ginocchia dei genitori. Non può essere trascurato
questo compito. Altra cosa, oggi è una piaga sociale, la scelta del padrino e della madrina. Io so che capita di tutto in giro. Il padrino e la madrina che scelgono i genitori devono essere persone di fede, di fede vissuta, di fede provata. Non può essere, anche se in alcuni posti tollerano queste cose che non sono consentite ancora dalla legge della Chiesa, perché la legge della Chiesa, anche se è generica, non consente queste cose. Non si può scegliere il padrino o la madrina per ragioni di amicizia o di convenienza. Tra gente che ha fatto delle scelte, cioè le scel attenzione che la divina volontà lo vedremo, la divina volontà è libertà lasciata ai figli. Dio non impone niente a nessuno, ma se tu hai fatto delle scelte completamente lontane dalla divina volontà stessa, tu non puoi andare a fare da padrino di battesimo e di cresima. Loro non dovrebbero accettarlo, ma i genitori non dovrebbero chiederglielo. Perché in finale, cioè, di chi è la responsabilità se si presentano padrini e madrine improponibili a tanti battesimi? Ma dei genitori, no? Ma dei genitori stessi. Genitori che molte volte arrivano, questa è un'altra piaga di oggi, battezzano ancora i figli, ma loro stessi sono anni luce lontani dalla divina volontà. Allora, un battesimo ricevuto in questo modo, ma è chiaro che una creatura deve essere comunque battezzata il più presto possibile. Perché il peccato originale glielo devi togliere, la grazia gliela devi infondere, ma se un battesimo cade su un terreno di questo genere, certo, Dio può supplire in tanti modi, ecco perché bisogna comunque procedere, ma i frutti saranno scarsissimi. Il sacramento dell'Eucaristia, anche qui, San Pio X raccomandava di fare la comunione presto. Io so per certo che alcune diocesi in Italia hanno ripreso questa cosa. Che Dio benedica quei vescovi, per carità, sono scelte diverse, però io personalmente non posso non esprimere questa cosa. Perché Padre Pio diceva, sarebbe molto importante che l'Eucaristia arrivasse prima del peccato dentro un'anima, non fare arrivare oggi purtroppo i peccati con questo mondo corrotto in cui viviamo, nei bambini arrivano prestissimo, arrivano purtroppo. Ma pensiamo alle comunioni di noi adulti. Come fai a vivere nella divina volontà, punto primo, senza comunione? Ma come fai a fare bene la comunione? Per fare bene alla comunione bisogna stare in grazia di Dio. Poi vedremo la confessione. E la comunione ci si deve, è atto, oggi questo non si fa più, ma si deve ricominciare a fare. Bisogna prepararsi a ricevere la Santa Comunione. E bisogna ringraziare dopo aver ricevuto la Santa Comunione. Altrimenti quel sacramento che ti dà, per usare un paracento, tu ne prendi 5 di quel 100, ma la divina volontà è che tu, della comunione che ti fai, ti porti a casa ogni volta che te la fai 100, non 5. E per fare questo non basta che tu vai, t'alzi e vai a fare la comunione, bisogna vedere come ti sei preparato, bisogna vedere come la ricevi, bisogna vedere come ringrazi, come hai partecipato alla messa. Completiamo l'iniziazione cristiana, poi passiamo alla confessione. La cresima. La cresima è uno dei sacramenti più belli e più importanti, uno dei sacramenti che non si possono ricevere, che lasciano il carattere. D'accordo? Io sono anni che so parroco, cioè mi sono. Cioè, ti viene la depressione a vedere certe cresime. Molta gente oggi la cresima non la fa per niente, lascia il catechismo, salvo poi a voler pretendere di fare la cresima in 448, perché? Perché si deve sposare o perché deve fare da padrino a un battesimo. Io dico anche noi come chiesa che avvaliamo queste cose,
So che ogni tanto va in giro la prassi, cioè di ricevere addirittura il matrimonio in chiesa senza la cresima, che è una cosa che eccezionalmente, per dispensa, credo del vescovo, io non sono pratico sul diritto canonico, ma credo che il vescovo debba dispensarla questa cosa qui, si può fare, ma perché la cresima è necessaria prima di sia di sposarsi, di fare professione religiosa solenne o diventare prete, perché con la cresima la persona, terminata l'iniziazione cristiana, fa suo il dono ricevuto nel battesimo. Si chiama appunto anche confermazione. Quindi a titolo personale conferma, dice, ringrazio per il dono ricevuto e lo voglio vivere cosciente in prima persona e testimoniarlo. E chiedo, cresima, il sigillo dello Spirito Santo con i suoi 7 doni per rendermi capace, per rendermi pieno, pienamente figlio di Dio, con tutti quanti i doni dello Spirito Santo. Figuriamoci, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la scienza, la fortezza, la pietà, il timor di Dio. Tutto il discorso che abbiamo fatto nella volta precedente, se una persona vivesse bene la cresima, ma che lo fai a fare? Ci dobbiamo discernere la volontà di Dio. Ce l'hai già dalla cresima, perché uno dei doni dello Spirito Santo è il consiglio. Che cos'è il consiglio? Il consiglio è la capacità di discernere quello che Dio vuole in tutte le situazioni. Ma come mai che tra i cristiani sto consiglio non ce l'ha quasi nessuno? Com'è? Cioè siamo un pochino logici, no? Ma se tu ti vai a fare la cresima, come sempre accade, a me mi prende una depressione, cioè tu confessi i ragazzini che si fanno la cresima, dici, ma questi faranno una confessione valida. Boh. Chiami qualcuno, oppure amministri, io ho avuto la grazia di poter amministrare qualche cresima per bontà del vescovo, insomma, che ha consentito in un anno a fare tutti quanti a dare la facoltà ai parroci. Sì, tu sei tutto contento, ma il giorno dopo che cosa succederà? La domenica dopo che cosa succederà? Ma se quel ragazzo che fa la cresima ha fatto il catechismo per forza, a messa non ci è andato quasi mai, e che ti metti a fare poi? La punizione, non sei venuto mai a messa, non ti faccio fare la cresima. Io ho provato pure questo negli anni passati, non serve a niente manco questa, perché cioè il ricatto, che questo sarebbe una sorta di... non giova, non serve. O la punizione, non serve. Però non serve nemmeno farsi la cresima in quel modo lì, veramente uno veramente... Serve a pochissimo. Sì, ti porti indietro col sacramento con un sigillo. Sì, va bene, potrei fare da padrino di cresima, ma se devi andare a fare il padrino di cresima o di battesimo, dopo che fatta la cresima sei sparito dalla circolazione, qualcuno ti accetterà soltanto perché forse non stai in qualche situazione regolare, o magari andrei pure a farlo in qualche situazione regolare, tipo da convivente o convivente, sono cose oggi purtroppo molto molto frequenti, ma che lo fai a fare, padrino? Chi accetta di fare da padrino in queste condizioni, poi non risponderà davanti a Dio. Cioè, ma di che cosa vogliamo? Cioè, ma noi pensiamo che Dio guardi, cioè, è chiaro che Dio è buono e che Dio è amore, ma io quello che mi sforzo sempre di dire, ma noi non possiamo trattare Dio come uno sciocco, o prenderlo in giro, o proprio umiliarlo, ridicolizzarlo, trattarlo come... Cioè, non voglio adesso essere irriverente, ma come si fa? Ma con quale coscienza? A me è capitato qualche volta durante la mia esperienza sacerdotale, insomma, si sono presentati candidati padrini e io gli ho detto qualche cosa. Qualche rarissima volta mi è capitato, ah, vabbè, padre, grazie che me l'ha detto, ma è rarissimo. Se le cose stanno così, forse è meglio che non lo faccio il padrino o la madrina. Che di fatto il padrino o la madrina oggi non è che hanno tutto quanto questo grande ruolo pratico, però la liturgia glielo affida. Come fai tu andare a dire durante un contesto liturgico rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni, se tu sei convivente, tu vivi in stato di peccato mortale, cioè tu le stai compiendo le opere di Satana. Non c'è niente da fare, cioè dobbiamo dirle queste cose qui. La convivenza non è un'opera di Dio, il matrimonio è un'opera di Dio.
La convivenza è un'opera di Satana, non è un'opera di Dio. Come fai ad andare a dire a nome del battezzando rinuncio a Satana? Ma ci vuole, non lo so, ci vuole tanto a capire queste cose. Con che faccia? Non si proprio capisce. La confermazione è fatta bene. La sapienza, vedere le cose come Dio le vede. Ah, che aspetta. L'intelletto. Che cosa abbiamo sentito nel libro della sapienza? Contemplare con l'intelletto lui nelle opere da lui compiute. San Tommaso dice l'intelletto ci è stato dato per questo motivo e l'intelletto come dono potenzia questa possibilità che c'è il nostro intelletto in quanto tale. Siamo capaci noi di vedere le bellezze che Dio ha fatto. No? Come dice Gesù nel Vangelo? Siete così privi di intelletto? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite? E a che proposito lo dice? Quando i discepoli non capivano le parabole. Ma se tu hai ricevuto la cresima, figlio mio, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Capite? Ma di che vogliamo parlare? Sacramento della penitenza. Sacramento della penitenza. Uno dei sacramenti più importanti. Il sacramento della penitenza è come l'umiltà. L'umiltà non è la virtù più grande. La virtù più grande è la carità. E così qual è il sacramento più grande? È l'Eucaristia, che è il sacramento della carità. Quello è l'amore pulsante di Gesù presente che si comunica a noi. Però attenzione, non c'è carità vera senza umiltà e non c'è comunione senza confessione fatta bene. E noi, anche chi vive nella divina volontà, vedremo che chi vive nella divina volontà, tra divina volontà e peccato non c'è possibilità di accordo, ma la confessione non si fa soltanto per confessare il peccato. Chi l'ha detto questo qui? La confessione è principalmente, insegna la Chiesa, ordinata alla remissione dei peccati, tra l'altro mortali, ma sono oggetto della confessione anche i peccati veniali, sono oggetto della confessione anche i peccati di difetto, i peccati di carattere, i peccati semideliberati, i peccati di omissione, i peccati di passione, quelli che uno fa, ma anche poi le imperfezioni, volontarie o involontarie, le miserie, addirittura le tentazioni si possono portare dentro il sacramento della confessione. Non lo dice Don Leonardo, lo dice Sant'Alfonso, Maria de Libori, patrono dei confessori e dottore della Chiesa per la sua teologia morale. Quindi la divina volontà ti farà prendere tutti quanti i frutti da questo sacramento, perché una persona che comincia a vivere in essa, come diceva Santa Teresa, le cose macroscopiche non le confessa più perché non le fa più, perché non ci può essere nessun accordo tra divina volontà e peccato mortale specialmente. Però vedrà anche le sfumature, vedrà quei nodi profondi che si porta dentro l'anima, vedrà quelle difficoltà, vedrà quelle resistenze. Sono bellissime le confessioni nella divina volontà. E utilissime. Ordine e matrimonio. Un uomo che riceve il sacramento dell'ordine, supponiamo poi un vescovo che ha la pienezza del sacerdozio. Come dire, sta proprio fuso sacramentalmente con la divina volontà, perché in alcuni momenti la divina volontà la proprio traduce in atto. Che cos'è un sacramento che un prete e ancora di più un vescovo amministra? Perché un pezzo di pane diventa il corpo di Cristo? È una cosa molto molto semplice, perché c'è la divina volontà di nostro Signore Gesù Cristo che ha stabilito, e l'ha fatto per primo nell'ultima cena, che attraverso la ripetizione delle sue parole
fatto da chi ha ricevuto un sacramento, avvenga la trasformazione di un po' di pane nel suo corpo e di un po' di vino nel suo sangue. E attraverso la Santa Messa venga rinnovato in maniera incruenta o ripresentato sacramentalmente, come si preferisce, il sacrificio della croce. Sono atti della divina volontà che soltanto un sacerdote però può porre in essere in maniera valida ed efficace. Quindi, immaginiamo la santità di un sacerdote che voglia vivere immerso nella divina volontà, un angelo, un serafino. Come è stato detto fra me e voi, citiamolo ancora, Padre Pio. Padre Pio. Apostolo e martire del confessionale e dell'altare. Come confessava e come celebrava Padre Pio. Interessante vedere anche molti fedeli, no? Quelli che vanno a messa con l'orologio. La messa all'orologio dovrebbe sparire. Perché a messa si deve stare con calma, celebrando con calma. Che fretta c'è? Il matrimonio non è la divina volontà, vogliamo parlare... È divina volontà che due battezzati non conoscano altra unione se non quella sigillata dal sacramento del matrimonio e che arrivino al matrimonio conservando la perfetta continenza, non solo la verginità, e che non macchino il talamo nuziale né con l'adulterio né con nessun uso della sessualità distorto da quello stabilito e voluto da Dio. Ma in due parole ho detto veramente... È la preparazione alla buona morte, il sacramento dell'unzione. Bellissimo. Com'è la morte per un figlio della divina volontà? La morte è finalmente, cioè per una vita io ho cercato come in cielo, così in terra, ho cercato in tutti i modi possibili di tirarlo giù questo cielo, di tirarlo dentro la mia anima, di anticipare nella fede, anche se realmente questa vita divina in me finalmente ce l'andiamo a godere, no? O no? Ora, attenzione, Gesù negli scritti lancia un po' di provocazione. Primo, dice a Luisa: senti un po', secondo te è più grande il battesimo o la divina volontà? Gesù risponde: la divina volontà, e lo spiega. Sai perché? Perché il battesimo toglie il peccato originale, ma non toglie i vomiti e le concupiscenze. Ma chi vive nella mia divina volontà, questa è la cosa grossa che promette Gesù, non avvertirà più nemmeno i vomiti e le concupiscenze. Arriverà alla fusione. Quindi ciò che il battesimo ha iniziato, la divina volontà lo compie. Allora Luisa si preoccupa, dice: mo mi dirà pure che è più grande la divina volontà dell'Eucaristia. Gesù dice: certamente, con l'Eucaristia io vengo, ma bisogna vedere come mi ricevono. Anche chi mi riceve benissimo, però la mia presenza dura un quarto d'ora, perché le specie eucaristiche dopo un quarto d'ora, ecco perché almeno un quarto d'ora di ringraziamento si deve fare. Se lo devono mettere in testa tutti quanti questo qui, e chi non lo fa, io dico, e sono certo di dire il vero, ne renderà conto al nostro Signore, a meno che io non agisca per ignoranza invincibile. Ma chi sta fuso con la mia divina volontà sta H24. Io sono sempre con Lui. Nella divina volontà il peccato non c'è più, il peccato scompare. Ma questo non significa che non bisogna confessarsi, come, perché ci sono state alcune sciocchezze che sono state dette in forza di questi scritti. Viviamo nella divina volontà, quindi nella divina volontà scompare il peccato, scompaiono i fomi, quindi non ci confessiamo più. Ma dove? Ti confessi molto meglio di prima, perché fino a quando saremo morti non avremo mai, cioè
Ma chi di noi è così? Ma che qualcuno di noi è così perfettissimo? Chi è perfetto come la Madonna? Ma alzi la mano. Ma se San Francesco si confessava tutti i giorni, abbiamo parlato, San Francesco si confessava tutti i giorni. San Francesco, uno di quelli che nel Medioevo, senza tutta questa roba, era capace di scrivere il Cantico di Frate Sole, era capace di vedere Dio in tutte le creature, era capace, aveva realizzato una fusione talmente grande con le opere di Dio, pur non conoscendo queste cose. Secondo me San Francesco è stato un antesignano di queste conoscenze sulla Divina Volontà. Perché che significa che parlava agli uccelli? Che aveva ripristinato con queste creature una comunione talmente grande, simile a quella che c'era prima del peccato originale. Com'è possibile che il lupo di Gubbio l'ha ammanzito? A meno che non ci sia qualcuno che pensa che queste cose non siano leggende, che cretinate scritte nel Medioevo. Ci sono alcuni interpreti razionalisti degli scritti di San Francesco che relegano queste cose, ma queste sono stupidaggini. Senza nessun uccello, non ha parlato con nessun uccello, non ha ammanzito nessun lupo di Gubbio. Capiamo. Quindi la Divina Volontà fa vivere al top i sacramenti. Una persona che viene alla Divina Volontà è ovvio che se può, ma ha messo a fare la comunione, ci andrà tutti i giorni. Ma questo non sarà, cioè, non sarà un pensum. Oddio, per vivere la Divina Volontà andrà a messa tutti i giorni. No, 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 no. Ma già che uno pensa questo, lascia aperti, capito? Perché andare a messa tutti i giorni è un piacere, è un'esigenza. Cioè, i primi cristiani dicevano: noi possiamo stare senza mangiare, ma non possiamo stare senza l'Eucaristia. Capite? Un digiuno, ma che ci importa? Noi lo possiamo fare tranquillamente. I figli di Dio i digiuni li fanno, eh? Oggi è pure venerdì. Spero che molti ascoltatori in diretta l'abbiano fatto. Di digiuno dalle cose da mangiare non c'è nessun problema, ne facciamo quanti, ma digiuno dall'Eucaristia no, eh? Digiuno dall'Eucaristia no? Si fa il sabato santo, digiuno dall'Eucaristia, l'unico giorno dell'anno. Dopodiché non esiste proprio. È un'esigenza, è un rapporto d'amore. La confessione ogni 8 giorni, non una volta al mese, massimo. Perché lo so benissimo che dinanzi alla perfezione assoluta, all'oceano cristallino, ma che si può mettere dinanzi a noi, cioè dinanzi alla santità assoluta della volontà divina? Ma chi è che può dire che è perfettissimo in tutte le cose? Chi? Che non ha sbagliato manco mezza? L'offertorio della messa antica. Una delle cose più belle della messa antica, io ci penso in continuazione, ne parlo in continuazione, diceva: Suscipe Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, anche Immaculata Mostiam. Attenzione, dopo poi traduco: Quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus negligentis meis et pronibus circostantibus. Cioè, accetta, o Santo Padre, Onnipotente Eterno Dio, quest'ostia santa e immacolata, perché questo diventerà questo che è in sua mano, che ti offro per che cosa? Per gli innumerevoli peccati, offese, negligenze mie e di tutti i presenti, innumerevoli. Questa è una preghiera che non è che fa un peccatore, perché un prete non può andare a celebrare la messa se non sta in grazia di Dio. Né uno può fare la cosa. Ma anche se stai in grazia di Dio, tu c'hai innumerevoli peccati, offese e negligenze, non le vedi forse. E perché nella Divina Volontà si confessa sempre meglio? Perché il Signore te le fa vedere. Cioè ti viene quella, come dire, umiltà profonda che tu ti ritieni poca cosa. Se qualcuno ti fa un complimento, non ti fa né caldo né freddo, perché tu non sei così. Se c'è qualcosa di buono, viene da te. E se qualcuno ti dice che ti fa una correzione, ti fa una partaccia, te la tieni perché dici che è troppo poco, d'accordo? In confronto a quello che mi merito, in confronto a quello che sono, ma questo senza nessun atteggiamento affettato o caricato, è una cosa normale. Ecco, vabbè, siamo arrivati al termine, devo concludere in maniera un pochino brutale perché oltre un'ora non possiamo andare, insomma, a questi nostri incontri. Ci riprendiamo la prossima volta, ecco, però capiamo la bellezza dei sacramenti vissuti
nella divina volontà, facendogli fuori uscire fuori, facendogli uscire fuori tutta quanta la loro potenza infinitamente santificante. I sacramenti sono una cosa spettacolare. Hanno provato la prossima volta, devo dire qualche altra cosa, insomma, perché sul matrimonio spero di ricordarmi, vorrei dire qualche altra cosa. E poi proseguiamo. Bene, ci vediamo la prossima volta, figlioli miei cari. Auguro a tutti una full immersion nel Signore e di passare attraverso i tempi duri che stiamo vivendo con quella grande meraviglia che accade ai figli di Dio. Fuori ci possono stare tenebre, ma dentro c'è sempre la luce. Fuori ci può stare l'angoscia, ma dentro c'è sempre la pace. Fuori ci può stare la disperazione, ma dentro c'è sempre la felicità. Fuori ci può stare l'odio, la guerra, ma dentro c'è sempre l'amore. Bene, amici miei cari, Dio vi benedica tutti quanti, la Madonna sempre vi protegga e se Dio vuole ci vediamo alla prossima.